Ciao ragazze, oggi ho realizzato questa nail art con queste sfere natalizie, queste palline di Natale. È molto semplice da realizzare, una nail art diversa. Spero che vi piaccia. Se volete vedere come farla, seguite il tutorial. Per realizzare questa nail art ci servono uno smalto sigillante e lucidante, questo smalto rosso corallo, un gel bianco e questo gel dorato. Come pennelli abbiamo bisogno di un dotter dalla punta molto sottile, un pennello per andare a definire le linee, un pennello per riempire le palline e un altro pennello dalla punta molto sottile e allungata. Lasciamo asciugare in lampada per 2 minuti. Lasciata asciugare la prima passata, ristendiamone una seconda. Dopo aver fatto asciugare la seconda passata, se siete come me con in gel o semipermanenti, andate a sigillare il colore. A sigillare tutto e rimettete in lampada. E dopo averlo fatto asciugare, se il sigillante non ha strato dispersivo, andiamo ad opacizzare direttamente con il buffer. Se invece ha dispersione, andate prima a sgrassare e poi ad opacizzare con il buffer. Andate a rimuovere i residui di polvere. E qui abbiamo la nostra unghia opacizzata. Prendo un gel bianco, un pennello della punta si mette a fuoco, molto molto sottile così. Prendiamo un po' di prodotto, poco poco, e iniziamo a fare delle linee sottili che dall'alto scendono verso il basso. Vedete? Così, più sottili sono, meglio è. Fatene una più bassa, una più alta. E se come me vi trema la mano, se avete il gel, potete prendere un pennello pulito e andare a sistemare queste linee passandoci con il pennello pulito accanto e a renderle dritte e molto sottili. Se invece lo fate con gli smalti, cercate di fare un lavoro di molta precisione. Ecco, guardate quanto io ho sottigliato tantissimo questa linea, l'ho sottigliata molto. Stessa cosa facciamo con questa da questo lato. Così. Bloccate in lampada per qualche secondo oppure lasciate asciugare all'aria se lo fate con gli smalti. Una volta bloccate poi queste linee per qualche secondo in lampada, sempre con il nostro gel bianco e il nostro pennello sottile, andiamo a disegnare due cerchi, due sfere alla fine di ogni linea. Avete
vado subito a bloccare in lampada. Fatta qui la prima sfera, la prima pallina, andiamo sempre allo stesso modo a fare l'altra. Magari questa la facciamo un po' più piccolina. E anche questa la riempiamo allo stesso modo, tutta con il nostro gel bianco. Mi sono dimenticata di farvi vedere che qui ho aggiunto anche dei nastrini, fiocchetti ai nastrini, per dare maggiore decorazione. E ora iniziamo a riempire le nostre sfere. Uso questo colore per riempire le palline. La pallina la vado a decorare con un altro smalto, uso questo rosso qui. Riempire. E lascio anche qui un piccolo bordino bianco. Ok, così. Andiamo anche questa a bloccare in lampada. Adesso con il dotter della punta sottile andiamo a realizzare dei pallini bianchi sulla sfera rossa. Per andare a decorarla ulteriormente. Mentre sulla pallina dorata andiamo ad aggiungere dei puntini rossi. E andiamo a bloccare anche qui tutto in lampada. E adesso che il nostro decoro è finito, lo andiamo a sigillare e lucidare con il nostro sigillante. E facciamo asciugare in lampada. E questa è la nostra nail art completata. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su e non vi dimenticate di seguirmi sulla pagina Facebook e su Instagram. Un bacio a tutti, alla prossima, ciao!